Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepperpack Collectibles con un nuovo episodio di Classics. Qui con me ho pronto per essere unboxato e recensito questa Hot Toys VGM 034, ovvero Spider-Man e la sua Scarlet Suit. Pezzo tratto dal videogioco di Marvel Spider-Man, pezzo del 2019, quindi in realtà nemmeno troppo vecchio, ma per me rientra nella rubrica Classics perché è un pezzo veramente super ricercato per gli amanti di Spider-Man ed è stato davvero molto molto difficile reperirlo. Quindi non vedo l'ora, visto che io sono un grande amante di Spider-Man, come avete potuto intuire dal canale, quindi non vedo l'ora di unboxarlo insieme a voi e andarlo a scoprirlo insieme e ovviamente di aggiungerlo alla mia collezione. Non perdiamo altro tempo ragazzi, andiamo a scoprirlo. Iniziamo dalla scatola che si presenta davvero benissimo con questa figure di Spider-Man, la sua Scarlet Suit tratta dal videogioco, che va a dominare su questo sfondo rosso con, non so se si riesce a vedere dal video, ma un leggero pattern composto da rettangolini, quasi come fosse, diciamo, la fiancata di un palazzo. Qui sulla parte alta possiamo vedere Sideshow Exclusive, infatti questa è un'esclusiva Toy Fair del 2019 e la scritta ovviamente Marvel Spider-Man. Sulla parte bassa Scarlet Spider Suit VGM, quindi Video Game Masterpiece 034. Molto bella secondo me questa rappresentazione di Spider-Man con questo sfondo blu, quindi il rosso e il blu sono ovviamente i colori dominanti di questa figure, poi ovviamente la andremo a vedere più nel dettaglio, così come il rosso e il blu vanno a caratterizzare anche i fianchi della scatola con il simbolo, il logo di Spider-Man e le classiche scritte appunto Spider-Man Scarlet Spider Suit e il codice dell'action figure. Qui sull'altro fianco invece va a continuare il disegno, come possiamo vedere questa sorta di ritagli su sfondo blu veramente molto belli secondo me, quasi a comporre, diciamo, la pagina di un fumetto in cui vediamo il nostro Scarlet Spider in diverse situazioni, in diverse pose. Davvero una bellissima scatola secondo me. Sulla parte posteriore invece solite raccomandazioni, soliti warning, e volevo farvi vedere l'anno di produzione che è il 2019, quindi parliamo ormai di praticamente 5 anni fa. Andiamo ad aprire la scatola che in questo caso si apre a libro e la cosa mi piace tantissimo. Qui vediamo sempre Spider-Man Scarlet su uno sfondo rosso, anche questa bellissima rappresentazione, e qui abbiamo i vari credits con il cast che è andato a rappresentare questa figura. Chiedo scusa per il riflesso, ma è il solito riflesso che possiamo vedere quando c'è il blister nelle action figures, e qui possiamo intravedere il nostro Spider-Man con diversi gadget interessanti che adesso andremo a tirar fuori dalla scatola e ad esaminare insieme. Ed eccoli qui, tutti fuori dalla scatola, e come potete vedere c'è davvero un sacco di roba. Come per tutti gli Spider-Man di Hot Toys, sempre pieni di accessori e di una qualità davvero molto alta. Andiamo a vedere se in questo caso possiamo smentirla o meno. Cominciamo come al solito dalle ragnatele, che sono diverse, di diversi tipi, come potete vedere sempre ben impacchettate e protette in questa sorta di rivestimento morbido. Ovviamente è possibile modificarne la forma e abbiamo l'imbarazzo della scelta sia per tipologie che per dimensioni. Stessa cosa per quest'altra ragnatela classica che abbiamo visto anche in altri Spider-Man. E poi andiamo a vedere una delle cose più interessanti che è questa basetta. Chiedo scusa per il riflesso della luce, ma come potete vedere la superficie di questa basetta è completamente liscia.
quindi ha un pattern veramente lucido, liscio, piacevole al tatto, ma non ha nulla in rilievo, quindi tutto quello che vedete è puramente stampato sulla vasetta. Logo di Spider-Man su questa sorta di base di un rosso un po' più scuro a forma di, diciamo, di ad alveare, e delle zone invece di rosso un po' più chiaro a contornare la scritta Marvel Spider-Man, quella tratta dal videogioco. Sulla parte frontale ovviamente si va ad identificare la figura che stiamo esaminando, ovvero Scarlet Spider Suit. Davvero una vasetta molto bella, classica vasetta esagonale, ma il disegno mi piace molto. Andiamo avanti poi con questa sorta di regalo che ci fa Hot Toys, cioè uno sfondo per l'esposizione di questo Spider-Man di una qualità in realtà non troppo elevata per quanto riguarda lo sfondo, quindi diciamo è come se fosse una fotografia della città di New York, però ecco, si poteva far di meglio, piegato un po' sulla base e poi grazie a questi triangolini di supporto insomma si andrà a creare uno sfondo che non credo personalmente utilizzerò, però è un qualcosa in più che fa sempre bene. Abbiamo ovviamente per Spider-Man lo stick per permettere le pose dinamiche insieme al relativo supporto che, come al solito, ricordo di usare con attenzione visto che queste parti nei vestiti in tessuto tendono con il tempo ad affondare per bene, ecco perché cerco sempre di evitare di utilizzarli. Andiamo adesso con le mani. Abbiamo, come potete vedere, 4 paia di mani, di cui solo 3 sono simmetriche, diciamo, e andiamo a esaminarle insieme. Abbiamo questi pugni chiusi, che come potete vedere, ve ne mostro solo uno, sono molto dettagliati in queste due fasi, diciamo, del tessuto. All'interno, anche qui, dettagliatissimi, con questa parte, diciamo, in metallo, e il resto pattern più ruvido e diciamo come se fosse a puntini, davvero molto bello, di questo rosso molto acceso che caratterizza questa versione di Spider-Man. Altre due mani con la classica posizione a ragnatela di Spider-Man nel momento in cui lancia la ragnatela, anche qui dettagli molto elevati, mani aperte per qualsiasi tipo di posa, quando appoggia a terra per esempio con la mano o durante la scalata. E poi abbiamo l'unico paio di mani che sono appunto spaiate, in cui troviamo questa mano destra per poter afferrare, diciamo, la ragnatela, e poi questa che è il classico segno di saluto un po' alla fronte, come abbiamo visto più volte fare al nostro Spider-Man. Molto belle queste mani. Andiamo adesso al succo degli accessori. Infatti possiamo trovare, guardate quanto è bello questo accessorio, è la macchinetta fotografica di Peter Parker, davvero bellissima, super dettagliata, riprodotta fedelmente in ogni sua parte. Guardate che bellezza, davvero un gioiellino, ovviamente con il cordino, diciamo, in tessuto, con questa rappresentazione di Spider-Man, questo disegno di Spider-Man lungo tutto il cordino, è davvero un bellissimo pezzo, ottimo lavoro Hot Toys. Andiamo avanti poi con il cellulare di Spider-Man, che come possiamo vedere è molto piccolo, ma comunque molto dettagliato. L'avevamo anche visto nella Classic Suit, con questa sorta di videochiamata in corso, in cui però l'illustrazione non è quella di Scarlet Spider-Man, ma di Spider-Man classico, insomma. Quindi sul retro niente di particolare, possiamo vedere la videocamera, fotocamera qui, ma nessun altro dettaglio. Comunque anche questo molto carino. Poi andiamo nella sezione cibo, dove possiamo trovare appunto la pizza divisa in 8 spicchi, di cui ne manca uno che abbiamo qui, e come potete vedere va a comporre alla perfezione la pizza volendo. Anche questo davvero
un accessorio davvero bello, e questa fetta ovviamente serve appunto per poterla far afferrare al nostro Spider-Man qualora volessimo esporlo in questo modo. Pizza che, come possiamo vedere anche qui, molto dettagliata, a parte questa sorta di booster, credo che siano, che sembrano un po' troppo disegnati, però il dettaglio è soprattutto sulla parte posteriore della pizza, dove possiamo vedere tutte queste croste, diciamo, dell'impasto della pizza, con questo effetto bruciatura che è davvero niente male. Comunque anche questo è un bellissimo accessorio. Andiamo avanti con la ciambella, quindi questo Spider-Man non si fa mancare nulla, anche qui niente di particolare per la ciambella, glassa al cioccolato e normalissima ciambella che abbiamo visto anche in altri Spider-Man, e il caffè, diciamo, quindi qui anche se è molto piccolo possiamo vedere i dettagli, Coffee Bean since 1962, spero che la telecamera del telefono vi stia mettendo a fuoco per bene, Enjoy Your Cup of Coffee, anche qui davvero una chicca, con addirittura la parte, insomma, dove va inserita la cannuccia, da dove si può bere, aperta, e quindi anche qui ricca di dettagli, anche se molto molto piccolo come accessorio. Per finire, ragazzi, un'altra chicca che è il cartone della pizza, ovviamente. Anche qui ovviamente è fatto di carta, è possibile aprirlo e quindi è possibile inserire ovviamente la pizza all'interno per ogni possibilità di posing, e come possiamo vedere anche qui i vari gusti, qui viene segnato quella ai peperoni, quindi si presuppone essere una pizza ai peperoni questa, non so secondo quale, in quale universo potrebbe esserlo, però se ci dicono così sarà così. Dalla parte sottostante, diciamo, nella parte di sotto del cartone, scusate l'italiano, e c'è l'effetto un po' bruciatura oppure olio, non saprei dire che cos'è, comunque un dettaglio che avrebbero potuto anche omettere, ma è questa la cura del dettaglio che ci piace in Hot Toys, quindi davvero un'ottima chicca. Bene ragazzi, adesso è il momento di vedere questo ragazzone più nel dettaglio. La prima caratteristica che salta all'occhio in questo Spider-Man è proprio la corporatura, che possiamo vedere praticamente uno Spider-Man, un Peter Parker sotto anabolizzanti. Guardate, è davvero enorme, guardate che spalle ha, palla di cannone, e qui gli ha dato sotto sia con la palestra che con gli steroidi. Quindi comunque, a parte gli scherzi, un ottimo impatto, un'ottima struttura fisica da parte di questo Spider-Man, ma sto, come vedete, sto toccando le varie parti del corpo, perché a differenza degli altri qui il tessuto, diciamo, della tuta è un simil cotone, diciamo, quindi non è, il materiale non è di quella plastica simil gomma, diciamo, che permette appunto di affondare le dita nella muscolatura, ma è tutto molto rigido e di plastica, diciamo. Si avverte appunto il vestito dalla parte esterna, che è riprodotto secondo me davvero benissimo, e guardate la cura con cui è stato fatto questo vestito, la struttura a nido d'ape di queste parti anche qui sulla spalla, che seguono l'andamento e le linee del corpo del nostro Spider-Man, davvero ben fatto. Però ecco, questa cosa qui mi sorprende un po', visti gli Spider-Man che ho potuto osservare, diciamo, ultimamente. Partiamo comunque dall'head sculpt, che segue appunto quella struttura, quella texture di questo rosso appunto scarlatto, un rosso molto acceso, e segue molto bene anche il tessuto della maschera, segue molto bene l'andamento della testa, quindi mi piace tantissimo. C'è una leggera trasparenza negli occhi, che al contrario degli altri Spider-Man, questi non sono rimovibili e sostituibili, ma sono e rimangono questi che vedete. E spingendoci, andando un po' più in giù, troviamo questa sorta di canotta di felpa smanicata, diciamo, di questo azzurro molto acceso che fa contrasto con questo rosso, e questa cosa mi piace tantissimo.
con il logo di Spider-Man leggermente sbiadito, e questa cosa è davvero molto bella, molto curata nel dettaglio. Una piccola pecca è che questo cappuccio purtroppo non è fatto per essere indossato. Ok che Spider-Man comunque all'interno del videogioco da cui è tratto, appunto è tratta questa versione dello Toys, non indossa il cappuccio, però ecco, mi sarebbe piaciuto, visto che esiste questa feature, mi sarebbe piaciuto fosse stato possibile indossarlo. Vediamo anche gli interni del cappuccio, che sono di questo, diciamo, beige, un grigio molto chiaro, marroncino. E poi quindi spostiamoci appunto sulla parte più bassa, dove troviamo questa cintura che è leggermente mobile, come potete vedere, dove Spider-Man ha appunto diverse tipologie di tasche per poter indossare questa sorta di, cioè questi ricambi, diciamo, per il lanciaragnatele. Lanciaragnatele che in questa versione di Spider-Man indossa sul polso. Come potete vedere anche qui ha varie tipologie, una gran varietà, diciamo, di proiettili, chiamiamoli così, da poter utilizzare. E la stessa cosa sulle caviglie dove ha però soltanto delle tasche. Anche questi elementi che sto toccando in questo momento appunto hanno una colorazione di tipo mimetico militare e sono comunque mobili, quindi possiamo, diciamo, personalizzarli, sistemarli come vogliamo. Per quanto riguarda la figura nel suo insieme, a me piace molto la proporzione che ha questo corpo. È, ripeto, molto muscoloso, guardate anche qui i trapezi, è davvero enorme questo Spider-Man, ma comunque rimane proporzionato e non rimane appunto goffo o altro. Come possiamo vedere, adesso vi mostrerò fra qualche secondo, appunto anche le articolazioni sono quelle di un classicissimo Spider-Man, con un'attenzione maggiore, secondo me ancora maggiore rispetto alle altre versioni, per il tessuto. Ho paura che appunto tenendo le braccia, guardate che tricipitone, tenendo le braccia in un determinato, in una determinata posa per un periodo più o meno lungo, secondo me con questa tipologia di tessuto potremmo incorrere in qualche problema. Comunque cominciamo appunto con le articolazioni, partendo dalla testa, un'articolazione molto leggera ma allo stesso tempo stabile, ci permette comunque di girare la testa, piegarla in basso, in alto, insomma, di anche sui fianchi, insomma, classica articolazione per gli Spider-Man. Spostiamoci poi sul torso, che può essere piegato in avanti e ruotato, il petto e il bacino, le spalle con ovviamente butterfly joint, possibilità di piegare il braccio indietro e in avanti, ovviamente quasi a 360 gradi, stessa cosa per il gomito come abbiamo visto poco fa con la doppia articolazione che permette appunto al nostro Spider-Man di assumere una posa del gomito che va oltre i 90 gradi. Spostiamoci più in basso dove troviamo appunto le gambe che possono essere aperte, attenzione sempre a questa parte del cavallo dei pantaloni per i motivi che vi ho detto poco fa. La gamba indietro, adesso non voglio forzare troppo ragazzi, ma evidentemente, ecco, qui in corrispondenza del sedere, diciamo, c'è questo pezzo che non permette di mandare la gamba indietro, per quanto possa essere utile, però devo dirvelo in fase di recensione, devo dirvi che la gamba non può andare più di tanto indietro, può aprirsi lateralmente, può venire ovviamente in avanti. Per quanto riguarda il ginocchio, inutile dirvi che c'è ovviamente la doppia articolazione che permette di andare oltre i 90 gradi. Articolazione anche delle caviglie, ovviamente mobili a 360 gradi, e anche della punta del piede per le pose un po' più dinamiche. Andiamo ad analizzare anche la pianta di queste scarpe, che è riprodotta secondo me alla perfezione con la scritta 2019 Hot Toys, e questa sorta appunto di pattern di gomma della suola della scarpa che dimostra ancora una volta la cura del dettaglio che utilizza Toys nelle sue figure.
Ed eccoci qui ragazzi alla conclusione di questo video e questa recensione di Scarlet Spider-Man tratto da Marvel Spider-Man per PS4. Che dire, per me questa figure rappresenta quasi la perfezione. Io le assegno un 9,5 pieno, però mi rendo conto che questa analisi è molto soggettiva, perché questo outfit non è per niente simile a quello originale, quindi va molto molto a gusto personale, ok? La estrema linearità della colorazione della tuta di Spider-Man in contrasto con il colore acceso dell'azzurro della felpa smanicata, la presenza stessa della felpa che magari potrebbe far storcere il naso a molti, però a me personalmente piace tantissimo. È una delle alternative, delle varianti di Spider-Man che ho potuto conoscere con il videogioco e riconoscere per la seconda volta, diciamo, facendo l'album delle figurine di Spider-Man del multiverso. Quindi per me è una variante di Spider-Man che doveva per forza aggiungersi alla mia collezione e secondo me uno dei migliori pezzi mai fatti di Spider-Man da parte di Hot Toys. Al netto però di qualche difetto che riscontro io, come ad esempio il solito problema delle pieghe nelle tute di Spider-Man che a lungo andare potrebbero, attenzione non è una cosa sicura, ma potrebbero danneggiare la figure, e il tessuto che avrei preferito, cioè il body che avrei preferito dello stesso materiale con cui sono stati fatti gli altri Spider-Man, quindi quello, come dicevo in corso di recensione, un po' più morbido, un po' più realistico da quel punto di vista. Per il resto ragazzi, accessori con una varietà incredibile e nessuno di essi banale. Cura nel dettaglio assurda, proporzioni perfette, quindi ragazzi, per quanto mi riguarda, il voto che merita è proprio un 9,5. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E per questo episodio di Classic è tutto, ci vediamo come al solito a un nuovo video. Ciao ragazzi, a presto!